Buona domenica a tutti, il nostro appuntamento del weekend, la rubrica Azionariato by Inzel, dove andiamo a commentare tutto ciò che è successo durante l'ultima ottava sui principali mercati azionari, naturalmente l'Italia e Wall Street, naturalmente le attese per la nuova e ottava e qualche idea per dei titoli sotto osservazione. Ricordiamoci che questo è un video che va poi pubblicato gratuitamente sia sul canale YouTube mio personale, sia sul canale gratuito Telegram, quello di Trading Italia, quindi è normale che poche idee operative, anche perché ricordo sempre chi volesse iscriversi al nostro portafoglio Italia, al nostro portafoglio America, trova tutte le info all'interno della descrizione di questo video. Andiamo a vedere quello che è successo durante l'ultima settimana, perché è stata una seconda settimana consecutiva all'insegna delle vendite per quanto riguarda il nostro mercato italiano, meno 1,16%. La positività dove la troviamo? Nella tenuta degli importanti livelli supportivi, l'area dei 28.000 punti, perché se noi dovessimo mettere un grafico giornaliero ci accorgiamo che su questi livelli transita appunto il super trend, l'area appunto dei 28.000 punti, e sotto i quali si aprirebbero poi spazi al ribasso di prosecuzione di questo movimento ribassista che si è innescato nelle ultime 2 settimane, che potrebbe appunto spingere i prezzi verso i minimi degli ultimi 3 mesi, l'area dei 27 7.450 27.500 punti, cercando di avvicinare la media mobile a lungo periodo, l'area 27.285 punti. Anche Wall Street ha chiuso una settimana debole, con l'S&P 500 in ribasso di quasi l'1,6%. Anche qui la positività nella negatività la vediamo dalla tenuta di questa importante trend line rialzista, quella che parte dai minimi di 12 mesi fa, minimi che abbiamo toccato nel mese di ottobre, l'area dei 3.500 punti. Quindi è importante da una parte la tenuta di questa trend line e poi riportarci sopra gli ex supporti, ora resistenze 4.330, per poter andare a mettere sotto pressione l'area dei 4.400 punti, dove andremo poi a chiudere questo gap down lasciato aperto il 21 di settembre. Ma cos'è che ha innervosito ancora il mercato? Il mercato è tornato a apprezzare ciò che la Federal Reserve 2 mercoledì fa ha comunicato, ovvero di una Fed pronta ad alzare i tassi di interesse nell'ultima parte dell'anno in corso. Era un qualcosa che il mercato non considerava. Dobbiamo però dire che nell'ultima parte di questa settimana ci sono stati due dati macro importanti. Il primo, quello arrivato all'inflazione europea, scesa risultata sotto le attese degli analisti e che potrebbe spingere la Lagarde a rimanere ferma nella prossima riunione, e poi quello del PCE, ovvero il dato, l'inflazione che guarda con maggiore attenzione la Federal Reserve, risultata in linea con le attese degli analisti, ma in alcune componenti, quelle più volatili, quelle depurati, dati sotto le attese, consumi sotto le attese, quindi anche in questo caso potrebbero cambiare poi le idee che la Federal Reserve aveva comunicato solo 10 giorni fa, ovvero di una prosecuzione dei tassi di interesse. Lo vedremo appunto durante i prossimi dati macro, perché i prossimi dati macro saranno sempre importanti, come detto, dai banchieri centrali. La nuova ottava non sarà pregna di dati fondamentali, abbiamo solo gli indici PMI Europa America, quella dei servizi, della manifattura, che potranno sì influenzare il mercato, e poi ci avviamo anche alla stagione delle trimestrali statunitensi. Andremo lì a testare e tastare la situazione dell'economia oltre oceano. Quindi dicevamo, mercato americano anch'esso in debolezza. Chi era presente la scorsa settimana avrà notato come avevamo ancora una volta segnalato il titolo Rivian su quella debolezza che aveva contrassegnato la passata settimana, e l'ultima ottava è stata all'insegna del rally per quanto riguarda il titolo Rivian. 5 sedute consecutive al rialzo, la tenuta dei 20 dollari ha innescato un importante recupero che ora ha riportato i prezzi a contatto con delle importanti resistenze, dove abbiamo anche il super trend 20
24,5, che in caso di superamento aprirebbe le porte a target importanti, perché avremmo in primis 25,50, ma si potrebbero andare a mettere sotto pressione i top del 2023, l'area dei 28 dollari. Tra altri titoli che possono rimanere interessanti nel panorama americano, abbiamo sempre Constellation Energy. Constellation Energy, perché sta continuando a consolidare su degli importanti livelli resistenziali sotto l'area dei 112,30, sopra i quali si innescherebbero movimenti importanti alla rialza, eventuali fasi correttive verso i 105 dollari. Super trend media mobile a 50 giorni, potremmo appunto utilizzarla per eventuali appunto occasioni per appunto entrare sul titolo Constellation. Siamo nel settore legato al all'oil ed energy. E poi abbiamo Meta Platform, che rimane sempre vicina anch'essa ai suoi top, eventuali fasi correttive verso 2,75, occasioni di acquisto. Per quanto riguarda il nostro mercato italiano, rimango sempre convinto del titolo Saras, perché durante l'ultimo ottavo è stato artefice, soprattutto nella giornata di venerdì, ad un importante recupero grazie a questi due hammer rialzisti che si sono formati nella seduta di mercoledì e giovedì scorso. È importante da una parte la tenuta di area 1,31,50, 1,32, ma soprattutto andare a superare al rialzo area 1,37,50, 1,38, che poi sono i massimi dell'ultima settimana, sopra i quali si aprirebbero le porte per area 1,45 e a proseguire l'area degli 1,50. Allo stesso modo di Saras, attenzione, perché venerdì sera sono usciti i dati di Sugar Frames, dati che non riflettono questa forte fase correttiva, possiamo dire, che è partita dal 25 di luglio, quando i prezzi erano a 7 euro, e che senza nessun comunicato ha spinto le quotazioni a vedere quasi un minimo intra vicino ai 4 euro. Attenzione al superamento dei 5 euro, perché i 5 euro potrebbero portarci verso le 5,50 e a seguire 6 euro. Situazione quasi identica ad Esprinet, perché qui le i fondi short stanno diminuendo le posizioni, la società sta comprando le azioni, e farei anche qui molta attenzione al superamento dei 5 euro, perché anche qui sopra i 5 euro andremo a dirigerci verso i top d'agosto, area 5,80 5,85. quindi una situazione interessante anche per quanto riguarda il titolo Esprinet. Poi abbiamo sempre in portafoglio Redelphi, e ricordiamoci quasi una performance importante da area 1,80, siamo arrivati a 3,60, non abbiamo venduto perché abbiamo dei target leggermente più alti. La fase correttiva è andata a chiudere il gap down, sono aperti in area 3,05, trend line ancora intatta, ed è possibile che sul titolo possa nuovamente rescarsi un importante recupero fin verso appunto i top di periodo. Attenzione anche al titolo D'Amico, che va a breccare le resistenze poste sui 3,80 e apre le porte ad un ritorno sui suoi massimi del 2023, l'area dei 5 euro. Attenzione anche a Sogefi, che rimane sempre incollata ai suoi top di periodo. Qui fasi correttive che sono quelle più interessanti verso area 1,33-1,35 rimarrebbero e verrebbero lette come occasioni d'acquisto per target ambiziosi fin verso 1,60-1,65. Ed infine il titolo Anima, più volte lo abbiamo segnalato, c'è stato il test di questa importante trend line ribassista che parte dai top del 2022, quando i prezzi viaggiavano in area 4,94-4,95. Il rimbalzo della gamba rialzista che sta caratterizzando il titolo dal mese di luglio si è scontrato proprio a contatto con questa trend line, ricopertura quasi ancora, vediamo se l'ha ricoperta in maniera chirurgica, 3,92 e 3,93, quindi per pochi centesimi, millesimi non è stato chiuso questo gap up, è stato aperto nella giornata del 25 di settembre, ma correzioni verso area 3,80-3,82, trend line rialzista a livello del super trend, ex resistenze del agosto, potrebbero essere delle occasioni interessanti per entrare in acquisto sul titolo e Anima. Poi sotto osservazione
Il titolo è Saipem, e che sembrerebbe anch'esso aver visto un top, un minimo di periodo, e da area 1,40-1,38 è tornato a rimbalzare. Ed infine il titolo STM, perché c'è stato il test della trendline, dove il titolo appunto ha rimbalzato e potrebbe aprire le porte a una trend line importante, perché è una trend line di lungo periodo, pochi istanti che si aggiorna il grafico, e una trend line importante che potrebbe appunto aprire le porte ad un recupero delle quotazioni, quella che parte dai minimi di luglio, che potrebbe anche spingerti verso l'area 42,40 a seguire l'area dei 45 euro. Ricordiamoci che per gran parte della settimana i mercati cinesi rimarranno chiusi. Detto questo, io vi do appuntamento ai prossimi incontri e in mia compagnia. Naturalmente, chi è abbonato, chi lo vuol fare, trova tutte le info all'interno della descrizione di questo video. L'appuntamento è domattina con la media apertura. Ricordo, si apre alle 8, poi chiudiamo alle 20 con il mercato americano. Detto questo, io vi auguro buona domenica e ai prossimi incontri.